senso che, come si è visto da parte nostra, ma anche un po' anche da parte loro, c'è un po' di, così, di rilassatezza, credo anche in parte un po' giustificata, perché in effetti abbiamo staccato un po' la spina, perché in effetti è stata una stagione comunque difficile. Per cui una partita non particolarmente accesa, però bella che tornare qua su questo parquet con la promozione in tasca, quindi rinnovo ringraziamenti al pubblico che in effetti oggi è venuto, e perché appunto tornarci con il risultato acquisito era sicuramente molto bello. Devo ringraziare tutto il mio staff, da Michelutti a Santo Lamazza, ringraziare Carotti, Davide Ibanez, Alan Di Forte, il direttore sportivo Spinelli, ripeto, il mio staff è stato straordinario, lo staff medico, il responsabile della comunicazione di qui, insomma veramente tutti quanti. È un'annata complicata, è un'annata intensa, ma nella quale sicuramente tutti hanno voluto dare qualcosa, e quindi il mio ringraziamento va a tutti, ultimi ma non ultimi ovviamente i giocatori che sono stati bravissimi durante l'anno nel cercare di fare il nostro risultato che volevamo a tutti i costi, che non era per nulla scontato, per nulla facile, e per cui grazie a tutti quanti e grazie a voi perché ci seguite, perché ci date spazio, perché mettete passione a quello che fate, quindi un ringraziamento va anche a voi che mettete sicuramente tempo e spazio per, perché si possa parlare un po' della Virtus. Edoardo. Coach, buonasera. Innanzitutto complimenti. Ti ringrazio. Volevo fare due domande. La prima è, l'allenatore ha parlato durante tutto il corso della stagione, sono sempre qui e ci ha detto come era andata una partita o come non era andata. Ma invece adesso alla fine dell'anno come si sente l'uomo Piero Bucchi dopo un anno del genere? Bravo. Mi sento. Allora, un allenatore dentro è sempre il fuoco. Ti dico che sono molto contento perché era un obiettivo che volevo a tutti i costi. La mia storia di questi 13 mesi la conoscete, non mi voglio ripetere, però per me era una sfida non facile, dove rischiavo anche di sputanarmi per usare un francesismo. Per cui l'ho vissuta molto intensamente, perché dall'anno scorso quando sono venuto l'ho presa con molta spinta, però con molta voglia, e quindi questo risultato è venuto anche perché, ti devo dire, con molta sincerità, ho messo veramente molta voglia e molta volontà. Noi allenatori, perlomeno per quanto mi riguarda, io non è più mano che alleno. Qualche annetto l'ho fatto, qualche partita l'ho fatta, e ti devo dire che però è la sfida che ci piace, quindi per me era una nuova sfida, non mi interessava la dura, mi interessava la retrocessione dell'anno scorso a rischio, mi interessava mettermi in pista. Roma è sempre Roma, lo sapete, ve l'ho detto tante volte, quindi mi sono buttato in questa cosa qua, e devo dire che mi sento molto, molto contento, perché so che ho centrato due obiettivi nel giro di 13 mesi che mi sono stati chiesti, quindi penso di aver ripagato la fiducia di chi mi ha chiamato qua. Quindi sono contento, perché anche perché devo dire con mi sono messo in gioco, ho detto prima rischiavo di sputtanare, potevo anche aspettare un po' di più l'anno scorso, ho capito, e anche vedere cosa succedeva. Invece me ne sono fregato, voglio allenare, e sono venuto. Quindi devo dire che con un po' di incoscienza, però alla fine mi sento soddisfatto di quello che ho fatto. Mentre la seconda era per tornare invece all'aspetto della partita di oggi. Alibegovic si può considerare uno dei simboli della seconda parte di stagione di questa squadra, e sulla partita in particolare invece volevo chiederle di Sandri, perché ha fatto un paio di difese davvero secondo me importanti su Lunen, come a dire non sono soltanto un giocatore per questa categoria, anche l'anno prossimo Daniele Sandri c'è. Sì, Daniele oggi aveva voglia, ho fatto delle scelte diverse, certo. Un po' più offensivo perché Santi ha trovato un po' di ritmo, c'era Ama che stava andando bene, quindi alla fine ho finito con gli altri. Sulla partita, se la partita onestamente lascia un po' il tempo che trova. Abbiamo fatto veramente, parlavo prima con Spinelli, abbiamo fatto 7 tiri all'inizio completamente aperti da 3 punti, tutti sbagliati, perché proprio la testa era collegata. Però la cosa importante è, sì, questo di Santi può essere un segnale,
Però ti dico, alla fine è difficile commentare la gara di oggi, certo. È difficile commentarla, si può commentare la stagione, ma la gara di oggi è veramente complicata. Quindi la prendiamo così com'è, ce la mettiamo nei ricordi, che siamo già mercoledì, dove ovviamente da bolognese per me andare a giocare a Bologna è sempre molto bello, contro un pubblico sempre molto, diciamo, caloroso e anche colorato, per cui sarà divertente e bello, per cui godiamoci questa nuova sfida con Bologna, sapendo appunto che sarà una partita anche quella non facilissima, però di sicuro in un ambiente caldo e sul quale effettivamente cercheremo comunque di fare una buona gara. Grazie. Fabio, buonasera e complimenti ancora. Ricordatemi la prima domanda di Edoardo. Cosa c'è di Piero Pucchi in questa Virtus e cosa vorrebbe Piero Pucchi dalla Virtus nel prossimo anno? Quella di quest'anno, sai, le chiedono un po' tutti quanti i ragazzi, però io quello che ho cercato di trasmettere è fatto di veramente di non mollare mai, di, al di là delle questioni tecniche, che poi sono quelle che ovviamente cerchi di trasmettere sul campo, però la cosa importante era sicuramente credere nel lavoro, perché alla fine penso che il lavoro paga sempre. Il ragazzo è stato veramente molto bravo, è stato veramente sempre molto duri, di grande intensità, perché sapevamo che era l'unica strada, anzi ero convinto, per riuscire a ottenere risultati. Volontà, voglia appunto di non mollare mai, e la cosa importante era cercare di costruire un gruppo che fosse coeso. Qualcuno dei ragazzi ha detto che io ho trattato tutti alla stessa maniera, questo ho letto in qualche intervista che avete fatto ai giocatori, che è la cosa fondamentale, perché non puoi trattare gli americani in un modo e gli italiani nell'altro, devi sempre cercare di essere equilibrato di alcune delle scelte che fai. È stata un'annata sicuramente nella quale ho cercato di trasmettere soprattutto dei valori, oltre che delle questioni tecniche. Per quanto riguarda l'anno prossimo, bisogna sedersi a un tavolo, bisogna fare delle valutazioni insieme alla proprietà, vedere effettivamente quali saranno obiettivi, budget, quindi secondo me appena si fermerà la palla mercoledì, probabilmente pensiamo andrà l'anno prossimo, si devono fare valutazioni, fare insieme delle considerazioni per sapere da dove e come ripartire. Piero, prima di tutto, se può essere utile le mie singolari congratulazioni, perché io credo che tu abbia fatto un mini capolavoro dal mio modesto punto di vista. C'è stato un momento in cui però hai avuto paura di non farcela? Diciamo che l'ho vissuta quest'annata sollevato da terra 10 centimetri, non ti so dire se comunque era, diciamo così, no, paura no, era un vivere il quotidiano sempre con obiettivi in testa, ok? È chiaro che per man mano che le partite andavano avanti, che diventavano meno, aumentava la pressione, aumentava la tensione. Però paura di non riuscirci mai, onestamente no, questo no. Però che ci fosse tensione sicuramente, perché è chiaro che sai, è molto diverso giocare un campionato. Da un lato è bello, dall'altro è pressione, ogni gara che fai vale 3 punti, non 2. Un playoff quantomeno nella stagione regolare ti permette di pensare che c'è una post season nella quale puoi rimediare, qua non si poteva rimediare, quindi la pressione era su ogni gara veramente molto elevata, ecco per cui che ogni gara era vissuta veramente con grande intensità. Il vantaggio che ora Roma, dopo domani, fra 48 ore piene, avrà finito la sua stagione, quindi potrà programmarla con calma prima degli altri, perché gli altri saranno impegnati nei playoff, può essere un vantaggio o può essere uno svantaggio? Però il tempo deve essere usato, il tempo è sempre un vantaggio, io saper usare, sapere effettivamente da subito dove mettere le mani, sapere dove sia a livello di societario per il giocatore da dove ripartire, c'è da fare del lavoro, perché ovviamente il salto dalla 2 alla 1 è molto grande, è vero che è una società che l'ha fatto tanti anni, ma bisogna un po' ripartire, ci sono tante cose che vanno rimesse in piedi, tante cose che vanno rispolverate, tante cose che vanno ricostruite, e quindi c'è tanto da fare, per cui il tempo sicuramente dovrà essere usato con grande attenzione e tempestività, proprio per non perdere questo piccolo vantaggio che viene finito relativamente presto. Grazie. Sì, grazie.
Allora, complimenti Piero, perché tu hai avuto secondo me il tuo grande segreto di questo ultimo mese e mezzo è stata quella di manifestare chiaramente la tua paura, penso ci partecipi tutti quanti, giocatori, staff, quindi non hai mascherato mai dicendo sì vabbè abbiamo perso oggi, però perché si è sbagliato un tiro, questo è l'altra cosa. Hai reso tutti partecipi proprio dello stato d'animo, vuol per dire ragazzi siamo in difficoltà. Diamoci una mano tutti, ok? Questo te ne devo dare atto perché comunque poi abbiamo visto tutte le manifestazioni di affetto che tu hai avuto da Brindisi, da Pesaro, da tutte le piazze dove tu hai lavorato, che vuol dire che è rimasto qualcosa di più come uomo, al di là dell'allenatore. Allora la mia domanda è questa, lo scorso anno, dopo la conferenza contro Galatea contro Rosetto, ok? Tu hai stato chiaro? Hai detto ragazzi se c'è io rimango volentieri, il mio lavoro è appena iniziato. Pensavi il tuo obiettivo era quello di trovarti esattamente più o meno dopo un anno o giù di lì, avendo portato la squadra in Serie A, al netto del fatto che non sempre quello che tu vuoi si può realizzare? Non avevo la sfera di cristallo, ancora non sapevo se io sarei rimasto a Roma perché ancora non avevo parlato con il presidente. Però quando mi è stato prospettato ti devo dire che la sfida mi piaceva perché io sono un po' incosciente, e in famiglia lo sanno, a me queste sfide qua un po' piacciono, capito? Cioè onestamente mi attizzano e quindi poi non è mai la certezza, ovviamente hai sempre, però molta convinzione sì, non certezza neanche presunzione, perché non sono assolutamente presuntuoso, però quella voglia, quel desiderio, quella voglia di rimettersi in gioco, di prendere una sfida difficile, insomma sono cose che mi piacciono, che mi piace un po' affrontarle, è una sfida un po' contro me stesso anche, no? Di riuscire a dare un po' a fare un risultato che magari che non è affatto scontato, perché nello sport non è mai scontato. Basta sbagliare l'americano, basta sbagliare l'americano che non rende, basta una caviglia storta, basta un ginocchio, alla fine ci salta una stagione. Però ero sempre molto convinto del lavoro che avrei fatto e quindi l'ho accettata questa con voglia e con determinazione. Ti ringrazio per le cose che ho detto su Brindisi, sulle piazze che ho, in cui ho allenato. Voglio anche dirti con molta altrettanta sincerità che non ho mai bleffato con voi, che è vero. Nel senso che vi ho esternato sempre le mie perplessità o dubbi ho spiegato sempre qual era lo stato d'animo della squadra, perché era giusto che anche voi foste partecipi, e vi devo dire che non ho mai bleffato, quello che ho sempre stato molto sincero, questo è vero. Devo dire che le domande spesso sono state anche un pochino, diciamo così, no? Non particolarmente inerenti soltanto a lavori di senso, al fallo di Sandro. Ma questo è normale, ci sta. Però dico con molta serenità, dico sinceramente, sono sempre stato molto sereno, perché alla fine la cosa che mi ha dato grande forza è la tranquillità, e ogni volta, io vedo tante volte questo, andavo a casa dall'allenamento sempre molto soddisfatto del lavoro, che è quello che ci ha sorretto sempre. La squadra andava a casa sapendo che si era lavorato bene e duro. Poi è chiaro che ci sono anche gli altri, puoi vincere, puoi perdere, però la squadra ha lavorato bene. Questa è la cosa importante, perché quando vai a casa fai un allenamento brutto, poi un altro, ora cominci ad avere paura perché perdi il joystick, capito? Non riesci a giocare, non riesci a avere in mano la squadra. Invece quando la squadra lavora, poi alla fine può essere anche perdere una partita, ci sta. Ci sono anche buone squadre, buone americane, ci sta. Però l'importante era avere il joystick in mano, e questo sinceramente l'ho sempre sentito molto saldo in mano. Allora, scusami, concludo, vediamo un po' tutti insieme, a distanza di 16 anni e mezzo si va all'overtime, perché quella finì 75-76, e lo so, te lo dovevo ricordare, lo sai, un anno che te... quella finì 75-77, questa è finita 77 pari. Volato il tempo, però 19 anni. Mamma mia, vai capello bianco in più, ragazzi, ma anche voi, Non solo io, Ma non c'è un crollo, io ce l'avevo i capelli miei allora. Posso l'ultima curiosità? Ha fatto i cascaschelli per me tutti. Per l'ultima curiosità, cosa personale, se Frazzi è uscito oggi, sei andato a mettersi sulla panchina, hai alzato gli occhi e hai visto Virtus Roma Fortitudo, ti sei reso contento, oh,
io sono in Serie A e la Virtus in Serie A ho contribuito a portare la Virtus in Serie A. Sì, no, questa è una cosa che sto realizzando pian piano, che mi ha fatto molto piacere. Fortunatamente, insomma, è bello secondo me che la pallacanestro italiana trovi piazze come queste, perché la geografia era molto cambiata ultimamente e la pallacanestro ha bisogno di queste piazze, perché ha bisogno di Bologna, di Treviso, ha bisogno di Roma, ha bisogno delle piccole piazze come Treviso, dove c'è tanta tradizione, perché è importante. Ha bisogno anche delle grandi piazze, perché alla fine se vuoi portare un po' di pubblico, un po' di televisione, devi avere le grandi piazze. Se non hai audience televisiva non riesci ad avere sponsor. Quindi se tu non hai le città come Milano, come Roma, come Napoli, in un futuro magari chissà Firenze, non hai queste piazze qua, è più difficile. Perché tanto la gente guarda la qualità della televisione. Se fai audience hai sponsor ed è una catena che si... E noi dobbiamo avere le piazze di una volta importanti e oltre le grandi città. Quindi benvengono le piccole realtà, non c'è tanta passione, perché in questi anni qua sono state le realtà piccole che hanno però fatto grandissime cose. Penso anche dall'altra parte, la pallacanestro, il movimento, ha bisogno di piazze come queste.